sarà effettuata lunedì all'ospedale Sant'Anna l'autopsia sul corpo della bimba di 2 anni e mezzo di Bregnano, morta giovedì sera dopo essere stata trasportata in condizioni disperate al pronto soccorso del presidio di San Fermo della Battaglia. La piccola si era sentita male nella sua abitazione, ma al momento non c'è alcuna certezza sulla causa della tragedia, esclusa la meningite, come conferma la TS Insubria, che non ha attivato alcun tipo di intervento di controllo né di profilassi preventiva. Difficile, in attesa dell'autopsia, trovare una spiegazione per la tragedia, che è avvenuta nel giro di poche ore. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la bimba non stesse bene, problemi respiratori, ma sembrava si trattasse di un malanno stagionale. La piccola è stata portata dai genitori dal pediatra, che dopo la visita avrebbe rimandato la bimba a casa con una terapia. Sembra che il medico non avesse riscontrato problemi allarmanti. Tornata a casa, la bimba avrebbe mangiato e sarebbe andata a dormire. Poco dopo, i genitori si sono accorti che la figlioletta stava malissimo e hanno chiamato il 112. Nell'abitazione di Bregnano sono intervenuti rapidamente gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato la bimba in condizioni disperate al Sant'Anna. Purtroppo è morta poco dopo.